Terra è bianco. Domenica 10 gennaio, sono le 17:40 e niente, io inizio la settimana lavorativa da domenica pomeriggio. Oggi è l'ultima domenica dove sono stati rimossi i divieti di circolazione, quindi anche stasera tengo un accordo col capo, sono partito. Che sinceramente un po' per evitarmi l'alza d'accia stanotte e un po' anche per andare incontro, cioè per non andare incontro a problemi di viabilità dovuti al maltempo, visto che adesso sono diretto in Toscana, ho due scarichi, uno a Pistoia e uno in zona Barberino di Mugello, devo fare col Fiorito, valico di Colfiorito, e purtroppo è prevista neve e sta nevicando, quindi se sarei partito questa notte alle 4 sicuramente domani mattina quando sarei passato la zona di Colfiorito avrei trovato ghiaccio e probabilmente più difficoltà, mentre adesso anche se so che sta nevicando la temperatura ancora non è bassissima, quindi non dovrei trovare ghiaccio e non dovrei avere problemi. Allora adesso sto qua tra Montegosaro e Casette Verde, vado a prendere la statale 77 su strada per Foligno, ho un carico medio, né leggero né pesante, dai, perché comunque sia ho il terzo asse del rimorchio alzato, quindi non è eccessivamente pesante. La cosa è positiva perché mi scarica più peso sul trattore, quindi anche dove si trova un po' di neve sono agevolato da sta cosa che il terzo asse sta alzato. Va bene, dai, iniziamo sta settimana. Questa mo è la settimana che si inizia a pieno regime, perché oramai le feste sono passate, anche se ci sono state due giornate lavorative, giovedì e venerdì, non è che sono state proprio particolarmente intense. Mo invece sta settimana si dovrebbe ripartire a pieno regime. Va bene, dai, momento in substrada e vediamo come sarà la strada a salire verso Colfiorito. Allora amici, eccoci qua, dopo circa 50 km dal magazzino, come sono arrivato qua nella zona un po' più alta, ha iniziato ad alzarsi la sua strada, sto qui dopo Tolentino, inizia a starci un po' di neve. Per terra sembra ancora abbastanza pulita la strada, inizia a starci qualcosa sulla corsia di sorpasso, però sulla corsia di destra non ci stanno problemi di trazione. Poi c'ho sto collega qua davanti, albanese, che fa un po' pianino. Thank you.
salendo sempre di più, e qui, vabbè, diciamo che la corsia di sinistra ci sta la neve, a destra dove che si mette le ruote non ci stanno problemi. Non è preoccupante la situazione, poi adesso qui nevica anche meno. Sembra meno sporca che nel pezzo giù basso. O devo stare attento quando inizierò la discesa. C'è un vento forte qui sopra. Infatti, come vedete, è neve di riporto. Sta a 1 grado, quindi non è ghiacciato sotto. Qui è meglio la strada, più pulita. Oh ragazzi, paesaggio spettacolare, tutto imbiancato. Della galleria non c'era più neve, già era pioggia, quindi dal versante umbro problemi zero. Adesso qui piove, si vede che c'è stato qualche fiocco misto a pioggia, ma problemi zero. Va bene, dai, me ne vado di là tranquillo e vediamo di arrivare a destinazione a orario decente per fare un 10 ore di pausa stanotte. Thank you.